In fermento il mondo politico molisano in vista della discussione delle soppressioni delle corti d'appello proposte a Roma dal governo del Premier Renzi. La minoranza di centrodestra al comune di Termoli affila le armi e annuncia un esposto sull'affidamento dell'incarico di consulente gestionale ad una figura in pensione. È stato presentato questa mattina il ricco calendario di appuntamenti del settembre isernino, si partirà con gli eventi già nella giornata di domani. Sagre, concerti e folklore popolare negli ultimi giorni a Trivento, Sant'Agapito e San Giovanni in Galdo, musica nelle chiese oggi ad Agnone. Buon pomeriggio gentili telespettatori, la possibile soppressione della Corte di Appello di Campobasso sta aprendo una fase importante di discussione che riguarda la stessa sopravvivenza del Molise come entità autonoma regionale. Da più parti si chiede l'intervento urgentissimo della delegazione parlamentare molisana. Per noi Giuseppe Pittà. Dopo aver premiato il buon Premier Matteo Renzi con ottimi risultati elettorali, il Molise e i molisani cominciano ad avere più di un dubbio e perplessità sulla reale consistenza delle idee di sviluppo del personaggio e dei suoi ministri, visto e considerato che il famoso decreto Sblocca Italia non sembra promettere nulla di decente per il nostro territorio. Un territorio che, è bene ricordarlo, perde ogni giorno lavoro, aumenta di disoccupati, smantella il commercio, cancella servizi, si avvicina sempre di più al degrado totale, il tutto procurando la mancanza di ogni entusiasmo, creando ansie ed angosce destinate ad aumentare allorché verranno meno i sussidi degli ammortizzatori sociali che hanno permesso di evitare la più completa disperazione nelle genti molisane. Si perdono tra l'altro pezzi consistenti di istituzione, ultime la possibile soppressione della Corte di Appello di Campobasso, che detto così potrebbe significare la perdita di alcuni agi per la categoria degli avvocati, ma che è comunque atto significativo di dismissione di pezzi importanti e significativi di istituzioni che si concretizzerebbero d'un sol colpo con la scomparsa del Tribunale di Sorveglianza, della Procura Distrettuale Antimafia, del Tribunale della Procura di Larino. Una regione dunque che continua ad impoverirsi, allontanandosi ogni giorno di più da una sua autonoma e significativa entità. Molte critiche a questa possibilissima soppressione sono venute già da alcune associazioni di consumatori. Oggi arriva la nota di Michele Marone, avvocato che è consigliere comunale di Termoli ed è stato candidato alla poltrona di sindaco nelle ultime comunali. A conclusione del suo moto critico su tutto quel che il Molise perderebbe con questa soppressione, invita i parlamentari molisani ad agire prontamente a tutela del territorio di cui sono rappresentanti al Parlamento, assumendo insieme ai sindaci una posizione politica ed amministrativa che viaggi contro la volontà di questo decreto e magari eviti che tale ipotesi si vada a realizzare. L'Unione Distrettuale dei Fori di Campobasso, Isernia e Larino ha convocato proprio nel pomeriggio a Termoli un vertice per dibattere le problematiche legate alle soppressioni governative inserite nel pacchetto giustizia, razionalizzazioni che saranno discusse in sede di Consiglio dei Ministri nella capitale a fine mese. Hanno annunciato oggi il loro contributo numerosi esponenti politici molisani. Ancora politica, i leader di minoranza al comune di Termoli annunciano la presentazione di un esposto sull'affidamento dell'incarico di consulente gestionale ad una persona già nell'organico di altre amministrazioni a Palazzo Sant'Antonio, ma oggi in pensione. La nomina a Termoli da parte del sindaco Angelo Sbrocca e della sua giunta di un ex segretario comunale dell'amministrazione Greco nel ruolo di consulente gestionale ed oggi in pensione ha di fatto già creato numerose critiche e perfino qualche atto amministrativo, come la presentazione di qualche interrogazione. Oggi arriva l'annuncio di quello che è un atto concreto di denuncia che mira al rispetto delle regole e delle leggi vigenti. Lo hanno procurato
inaugurato l'ex sindaco di Termoli Antonio Basso Di Brino, il candidato a sindaco alle ultime consultazioni comunali Michele Marone e il consigliere Francesco Rinaldi. Tutti hanno voluto rimarcare che accanto alla battaglia amministrativa espressa dai banchi dell'opposizione hanno scelto la strada del coinvolgimento giuridico. Hanno infatti annunciato la presentazione imminente di un esposto sull'affidamento dell'incarico, nel quale chiedono verifiche e chiarimenti al Tribunale di Larino, alla Procura della Corte dei Conti, al Collegio dei Revisori dei Conti e all'albo dell'ex Agenzia dei Segretari Comunali. La ragione è che il decreto Renzi, convertito in legge, vieta a chi è in pensione di ricoprire incarichi dirigenziali, di studio e di consulenza. Questo è il senso centrale della contestazione di tanti punti di una delibera che a loro tre non è apparsa scevra da criticità. Siamo alla cronaca, si trova recluso in una cella del carcere di via Cavour a Campobasso un 29enne di origini campane, ospite a Toro nella comunità La Valle, dove si trovava agli arresti domiciliari. Il provvedimento di arresto è stato emesso dal Tribunale di Napoli dopo che il giovane è stato condannato per essere ritenuto responsabile di una rapina aggravata commessa nella città partenopea nel 2011 ai danni di un tabaccaio. Guida in stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di marijuana, i carabinieri hanno ritirato la patente e sequestrato l'auto di un ventenne di Isernia. Nei controlli eseguiti nelle ultime ore in tutto l'Alto Molise, i militari hanno denunciato complessivamente 10 persone. Il presidente dei consulenti del lavoro della provincia di Isernia, Carmine Di Vincenzo, ci parla dell'attuale situazione occupazionale. Le buste paga che preparano sono diminuite del 50%. Quali rimedi? Vediamo il servizio di Michele D'Alessio. Il consulente del lavoro è il professionista che consiglia l'imprenditore e provvede alle incombenze amministrative riferite al rapporto con il dipendente. È anche quello che prepara le buste paga. Abbiamo chiesto a Carmine Di Vincenzo, presidente dei consulenti del lavoro della provincia di Isernia, se continua a preparare queste buste paga ed in che misura. Noi misuravamo la quantità di lavoro, la struttura di uno studio in base al numero delle buste paga che si facevano in quello studio. Adesso il numero delle buste paga è più o meno dimezzato, il numero di adempimenti però sono aumentati perché insomma, chiaramente c'è tutta la parte critica dell'azienda, dell'azienda in crisi che va gestita e va gestita in un certo modo, prima di cassa integrazione, di mobilità, di CIG in deroga, di mobilità in deroga, di disoccupazione se ne parlava pochissimo, insomma, si facevano molte assunzioni, adesso parliamo quasi esclusivamente solo di questo. I sindacati fanno il loro lavoro, hanno il loro ruolo, rispettabilissimo, ci mancherebbe. Magari andrebbero rivisti un po' i rapporti sindacali con le aziende, perché spesso insomma, si difende l'indifendibile. Dare oggi per esempio la cassa integrazione a un lavoratore significa farlo rimanere a casa e toglierlo dal ciclo produttivo. Io penso che invece andrebbe mirato questo intervento in un aiuto all'azienda e farla continuare a produrre anziché togliere il lavoratore dal ciclo produttivo e che probabilmente non riprenderà più. Bisognerebbe fare i conti con la Camusso? Bisognerebbe anche fare i conti con la Camusso, sì, insomma, l'articolo 18 che è diventato effettivamente un totem da abbattere secondo le ideologie di una parte politica, perché poi effettivamente interessa ma talmente pochissimi casi questo articolo 18 che sembra che se viene abbattuto questo totem chissà cosa possa succedere. Io vedo per esperienza personale, ma anche per esperienza di colleghi, insomma, dell'ambito lavorativo, che questo articolo 18 poi alla fine non crea occupazione, ma non crea neanche disoccupazione, insomma, sono soltanto questioni di lana caprina. Contro la chiusura dell'ospedale Vietri in serata a Larino il via alle sottoscrizioni alla raccolta fondi per promuovere un nuovo ricorso al TAR. L'istanza alla giustizia si rende necessaria a seguito dei piani operativi pubblicati dal presidente della regione Frattura,
che stabiliscono non solo la chiusura del nosocomio frentano, ma anche il forte ridimensionamento del San Timoteo di Termoli. La quasi totalità di servizi e posti letto si concentrerebbe a Campobasso e al Neuromed di Pozzilli. Il Basso Molise pagherebbe quindi il tributo più oneroso. A fronte di 308 posti letto per malati acuti, oggi è prevista una dotazione di appena 132 posti. Su invito dell'amministrazione comunale di Casa Calenda, il consigliere regionale Salvatore Ciocca domani incontrerà tutte le parti interessate per fare il punto della situazione complessiva delle azioni che riguardano il post-terremoto, il servizio. L'amministrazione comunale di Casa Calenda ha invitato qualche tempo fa il consigliere regionale Salvatore Ciocca a partecipare ad un incontro con i cittadini, rappresentanti delle imprese, i tecnici, i lavoratori e la stessa amministrazione comunale per costruire un momento riepilogativo di quanto fatto in questo ultimo anno in merito alle varie attività legate appunto alla ricostruzione post-sisma. Ciocca, che ricordiamo il consigliere delegato al problema degli interventi, ha accettato l'invito, programmando un incontro per domani mattina nella casa comunale. Sarà, afferma, l'occasione per fare il punto sugli accordi di programma quadro firmati negli ultimi 13 mesi, sulle somme accreditate fino ad oggi al fine di liquidare gli stati di avanzamento lavori per accelerare sia la fase di conclusione delle opere già in essere sia quelle di apertura di nuovi cantieri. Riporta questi dati: la Regione ha accreditato all'Agenzia Regionale della Protezione Civile nel corso dell'ultimo anno le somme necessarie a liquidare oltre l'88% degli importi dovuti da tempo, pari a circa 44 milioni di euro. Erano, continua Ciocca, pratiche ferme che portavano come conseguenza il blocco delle attività dei cantieri. La Protezione Civile ha liquidato oltre 35 milioni dei 44 certificati nel luglio 2013. Il totale dei pagamenti del 2013 ammonta a 21,5 milioni di euro per 177 pratiche relative agli stati di avanzamento dei lavori. All'8 agosto risultano liquidati 146 di questi. Il consigliere delegato sottolinea come le somme più recenti sono state regolarmente accreditate alle tesorerie comunali competenti all'erogazione. Comunque l'incontro è necessario perché diventa di fatto percorso chiaro e trasparente attraverso un confronto diretto con coloro che vivono da anni gli effetti concreti del terremoto e sui quali ricadono tutti gli errori, le scelte sbagliate e i fallimenti strategici che si sono susseguiti nei lunghissimi, per loro, 12 anni da quel terribile storico disastro. Il consigliere regionale Filippo Monaco ha presentato oggi a Palazzo Moffa una mozione per scongiurare l'ipotesi di soppressione del Corpo Forestale dello Stato. Perché sciogliere il Corpo Forestale per farlo confluire in una polizia ambientale che ancora non ha un'identità? Non sarebbe più opportuno che avvenisse il contrario? Attraverso questo percorso di tagli il Molise sarà tra le prime realtà del Paese ad essere privato di qualsiasi tipo di presidio, in grado di dare risposte ai cittadini che chiedono il riconoscimento del diritto alla salute e giustizia. Mancando i servizi essenziali, conclude Monaco, non si avranno più identità regionale, investimenti e occupazione. Inizia domani il ricco calendario del settembre isernino, che si concluderà il 21 del mese prossimo in città con la tradizionale corsa podistica Corrisernia. Presentato a Palazzo San Francesco, il ricco calendario del settembre isernino, che seppur a risparmio, prevede una serie di appuntamenti per tutti i gusti. Si inizia domani con la musica classica presso il chiostro del comune. Il musicista Moris Capone. Siamo riusciti a mettere su un cartellone di eventi di musica classica, tutti quanti organizzati qui nel chiostro del municipio di Isernia. Gli eventi saranno tre, due riguarderanno una formazione nuova, una formazione che opera da un anno più o meno, tutti musicisti molisani, ed è una piccola orchestra d'archi. Il programma verterà giorno 22, perciò già da domani, l'ore 21, tutte le manifestazioni si svolgeranno alle ore 21 qui. Per quanto riguarda invece il programma del 30, riguarderà un gruppo che invece opera già da parecchi anni, si chiama Storia in Tango, che eseguono esclusivamente musiche di Astor Piazzolla nella sua formazione originale, perciò in quintetto.
Ripeto, sono sempre musicisti molisani, questo è stato uno dei miei obiettivi essenziali, cioè quello di coinvolgere gli artisti molisani, perché nel Molise ne abbiamo veramente tanti e validissimi. Poi di nuovo il 6 settembre, di nuovo con lo Stil Nuovo Ensemble, questa volta sarà un concerto monografico, tutto quanto dedicato a Vivaldi. Sicuramente le quattro stagioni, tutte e quattro le stagioni di Vivaldi, e qualche altro brano sempre vivaldiano. Perciò credo che sarà un programma di grandissimo spessore e naturalmente devo invitare la cittadinanza isernina e anche non, ma comunque tutti i molisani alla partecipazione di questi tre grandi eventi. Per voi musicisti com'è la vita qui in Molise? Diciamo che la nostra vita è molto molto difficile, però noi non molliamo assolutamente, andiamo avanti perché ci spinge soprattutto la passione. Bisogna però dire che spesso dobbiamo andare fuori regione per lavorare. Al via in serata a Tufare la visita pastorale dell'arcivescovo Giancarlo Bregantini. Il programma prevede incontri con la comunità civile parrocchiale, con la realtà istituzionale, produttiva e culturale del posto. Il paese Fortorino, di origini medievali, è posto su una roccia di tufo ed è conosciuto soprattutto per la rappresentazione carnevalesca del Diavolo di Tufara. La visita pastorale si concluderà domenica 24. Clima di festa a Sant'Agapito, soddisfacente la prima delle due serate tra arte, musica e tradizioni, per noi Valeria Migliore. Tra musica, arte e tradizione si è svolta a Sant'Agapito la prima delle due serate all'insegna del folk. Si sono esibiti in piazza infatti i Sud Folk, provenienti da Foggia, che hanno reso piacevole non solo l'ascolto, ma hanno anche incitato i giovani a lanciarsi nei balli tipici, tra cui la famigerata pizzica e la tarantella. Un'organizzazione, quella della Proloco, che ha toccato diversi ambiti, dalla mostra fotografica all'estemporanea di pittura, con l'esposizione del merletto a tombolo realizzato dalle donne santacapitesi. A parlarci della serata è Teresa Madonni, membro del comitato organizzativo della Proloco. Abbiamo allestito nel Palazzo Ducale una mostra sull'arte del tombolo, molto viva a Sant'Agapito da tempo e ancora oggi. Abbiamo allestito una mostra degli attrezzi antichi che venivano utilizzati nei campi o nella vita quotidiana fino a qualche decennio fa. Riuscireste a fare un bilancio della serata? Penso che la serata sia riuscita, che la gente abbia apprezzato molto l'evento e anche l'atmosfera che abbiamo cercato di ricreare questa sera. Quali sono, a tuo avviso, gli ambiti più apprezzati? L'arte, la musica o l'atmosfera intrisa di tradizione? Credo la tradizione sicuramente, perché anche le persone che hanno partecipato ad esempio per la mostra dei merletti si sono dimostrate disponibili ed entusiaste nel far vedere quelli che erano i loro lavori, e di conseguenza penso che la mostra e la tradizione sia sicuramente molto più apprezzata, ma anche la musica in realtà, perché una serata così vivace non si viveva e sentiva a Sant'Agapito da tempo. Prenderà il via domani l'edizione 2014 della Via dei Conventi, un cammino religioso a piedi in tre tappe da Pietrelcina fino a Sant'Elia Pianisi, passando per Colle Sannita e il Santuario della Madonna del Monte a Campobasso. A tambur battente, sagre e giochi popolari a Trivento, sono numerosi gli eventi organizzati quest'estate dalla Proloco Terventum, sabato poi la prima edizione della Notte Bianca della Cultura. La notte a Trivento in occasione della settima edizione dell'itinerario enogastronomico, appuntamento consolidato nel mese di agosto con partenza dagli stand di Piazza Fontana fino a toccare il cuore del centro storico, quella piazza cattedrale che può fregiarsi della presenza della millenaria cripta e del Museo Diocesano.
come ogni estate sono stati tantissimi residenti e non che hanno preso parte al percorso, tanti piatti cucinati grazie alla numerosa presenza di cuochi volontari e associazioni locali, dai primi al soffritto, dai peperoni agli sfringioni, dalle pesche al vino ai cipillati ripieni di amarene, il tutto innaffiato da ottimi vini. Le location della manifestazione hanno visto l'allegro via vai di turisti spostarsi lungo la scalinata di San Nicola, Largo Ciafardini, Finestroni, via Roma e la Cotarda per apprezzare merletti e oggetti d'antiquariato, degustare miele, oli e tartufi. Immancabili punti di ritrovo per gli amanti della musica folk, lirica e leggera. Oggi pomeriggio in piazza Calvario tornano i giochi popolari dei nostri nonni, poi in piazza Fontana continua la buffata di agosto, ancora dalla tradizione trignina, lasagne appezzate arricchite con i sapori della salsiccia di fegato. A Boiano nel pomeriggio la caccia al tesoro, secondo giorno di stage invece a Riccia in occasione della manifestazione Sax in the World, giunta alla 15ª edizione. Talent show invece alle ore 21 alla scalinata del folklore a Termoli. Il borgo medievale di San Giovanni in Galdo torna a splendere in questa parte di agosto. Tante le iniziative turistiche a cura degli amici del Morrutto. Riflettori accesi al borgo medievale di San Giovanni in Galdo in occasione della quarta festa del Morrutto, ideata dalla omonima associazione culturale per far risplendere l'antico centro storico del paese. Cantine aperte e un museo agricolo itinerante hanno catturato l'attenzione di centinaia di visitatori. Tra un piatto e l'altro della cucina locale, una sosta tra i vicoli per rinfrescare i ricordi della musica leggera italiana dei decenni passati, senza disdegnare note a ritmo di rock o jazz. Spicchio di lume ormai, non navigo più, in quelle stesse acque tempestose. I turisti hanno potuto degustare la tradizionale pizza di mais infarcita di pancetta e peperoni, la pasta con i ceci e le pallotte di formaggio e uova. Non proprio piatti leggeri e dietetici, ma sicuramente gustosi al palato. E come ogni percorso vuole, anche San Giovanni in Galdo ha riaperto le antiche botteghe artigianali per illuminare il borgo delle sue peculiarità. Ferro battuto, coltelli, vimini e cesti, decorazioni artistiche e una mostra fotografica. Oggi sempre al Morrutto la proiezione di filmati e di rappresentazioni dei tempi andati. Domani si continua con una festa interamente dedicata alle animazioni per i più piccoli. Il quintetto musicale guidato da Donato Santoianni nell'appuntamento serale a Campomarino, invece ricordiamo in provincia di Isernia i concerti nelle chiese di Agnone, oggi il trio Albatros nella chiesa dell'Annunziata, nella vicina Vasto Girardi, gara del dolce e premiazioni. La commedia teatrale Filumena Marturano chiuderà domani sera a Pietrabondante la 40ª edizione del festival al Teatro Sannita. Lo spettacolo verrà messo in scena al Pietrabondante, con l'importante presenza di tre attori professionisti, Luigi Tani, Adriana Palmisano e Giovanni Palladino. Francesco Colaianni, uno degli attori, anticipa il contenuto dello spettacolo. Ma è uno spettacolo che abbiamo preparato insieme alla regia di Mario Baldini, uno spettacolo di Filomena Marturano che racconta di una prostituta che
vi siede in casa di Don Domenico Soriano, ricco dolciere di Napoli, che obbliga Don Domenico Soriano a sposarsi praticamente con lei, e viene messa a conoscenza dell'esistenza di questi tre figli. È uno spettacolo in tre atti, realizzato nella bellissima cornice del Teatro Sannitico di Pietrabondante. Lo spettacolo doveva svolgersi il 16 di agosto, purtroppo causa avversità meteorologiche è stato spostato come ultimo spettacolo in rassegna del Teatro Sannita Festival 2014, e vi aspettiamo numerosi. Un bilancio circa il festival tenutosi nel teatro? Ma sicuramente un grande successo, anche grazie alla presenza di grandi attori come Edoardo Siravo, Ornella Muti, Deborah Caprioli. È stato sicuramente un grandissimo festival che ha portato grandi nomi in Molise e nella nostra terra, che è il Teatro di Pietrabondante. Dopo il convegno sulla valorizzazione dell'olio extravergine delle terre del Fortore, organizzato da Natalino Stocco, giunge puntuale una riunione dei rappresentanti istituzionali e delle aziende produttrici a Tufara nei prossimi giorni per la creazione di un consorzio che punti soprattutto al rilancio dell'occupazione giovanile e alla promozione di un prodotto ottimo dal punto di vista organolettico e della qualità. E siamo adesso, come ogni giorno, allo spazio del meteo. Cielo poco nuvoloso o velato nella prima parte della giornata di oggi sul Molise. Dalla sera accentuazione dei corpi nuvolosi, ventilazione occidentale, poco mosso il medio adriatico. Le temperature sono comprese tra i 18 gradi di Isernia e la massima di 30 a Termoli. Domattina sulla regione tornerà il sereno, valori climatici stazionari, i venti sono previsti variabili. Siamo adesso allo sport pallacanestro. Onorio Petrazzuoli, Mimmo Ferraro, Mario Tamburrini e Raffaele Minchella sono i quattro pilastri su cui la società della Dynamic Basket Venafro ha inteso costruire la nuova stagione in Serie B. Una certezza per lo staff tecnico, soprattutto alla luce dello scorso campionato in cui la matricola, allenata dal tecnico Mascio, ha saputo conquistarsi una meritata salvezza. Chiudiamo con l'atletica, due appuntamenti podistici in regione nei prossimi giorni, il primo domani pomeriggio ad Agnone per il terzo trofeo Aido, 9 km all'interno di un circuito nel centro storico con partenza alle ore 19. La seconda corsa è prevista domenica 24 ad Oratino per le categorie allievi, juniores, amatori e veterani, sempre sulla distanza dei 9 km. E con lo sport è veramente tutto, grazie e arrivederci.